Allora, quali sono le origini del conflitto? Durante la guerra civile in Spagna, Hitler aveva avuto modo di verificare l'efficienza della sua aviazione. Questo, unito all'alleanza con Mussolini, lo rendeva certo di poter realizzare il suo programma espansionistico. Inoltre, i piani del Führer furono incoraggiati dalla posizione adottata dal primo ministro inglese Neville Chamberlain, che scelse la linea politica dell'appeasement, cioè della pacificazione, illudendosi in questo modo di placare Hitler, accettando le sue pretese come una sorta di risarcimento al duro trattato di Versailles. Soltanto un gruppo di conservatori, guidato dal politico Winston Churchill, che poi diventerà primo ministro, si oppone alla posizione di Chamberlain, perché al contrario riteneva che per frenare Hitler fosse necessario rifiutare le sue richieste, anche correndo il rischio di entrare in guerra. La Francia segue la politica di pacificazione del Regno Unito, ma nel paese si sente la paura di una nuova guerra. Sin dagli anni 30 la Francia aveva fatto costruire la linea Maginot, cioè un sistema fortificato di frontiera lungo circa 400 km, che prende il nome dal ministro della guerra francese André Maginot, che ne fu l'ideatore. Questa linea avrebbe dovuto difendere la Francia lungo il confine con la Germania. Hitler sfrutta quindi la politica conciliante del ministro inglese e nel marzo del 38 occupa l'Austria, procedendo all'annessione del paese al Reich. Subito dopo, Hitler rivolge la sua attenzione alla regione dei Sudeti, in Cecoslovacchia, abitata in maggioranza da tedeschi, e quindi invasione giustificata dalla teoria dello spazio vitale. Di conseguenza, nel settembre del 1938, fu convocata a Monaco una conferenza internazionale, a cui parteciparono Regno Unito, Francia, Italia e Germania. Venne deciso di permettere al Reich di annettere la regione dei Sudeti in modo da salvaguardare la pace, o almeno così si pensava. Nel marzo del 39 Hitler occupa l'intera Cecoslovacchia e la divide. Nascono un protettorato di Boemia e di Moravia controllati direttamente dalla Germania, mentre la Slovacchia ha un governo collaborazionista. Hitler rivolge quindi la sua attenzione alla Polonia e annette il cosiddetto corridoio di Danzica, che in seguito al Trattato di Versailles divideva la regione della Prussia orientale dal resto del Reich. Di fronte a quest'ennesima pretesa, Regno Unito e Francia fanno un'alleanza con la Polonia per difenderla in caso di attacco e iniziano un piano di riarmo per essere pronti a intervenire militarmente. Nel frattempo, nel 1939, l'Italia fascista annette l'Albania e, successivamente, Mussolini stipula con Hitler il patto d'acciaio, cioè un'alleanza militare che impegnava Germania e Italia a entrare in guerra una a fianco dell'altra, in caso sia di difesa che di attacco. Hitler porta avanti anche degli accordi diplomatici con l'URSS per evitare di dover sostenere un'eventuale guerra su due fronti nel momento in cui invaderà la Polonia. Il 23 agosto del 39 viene firmato il patto Molotov-Ribbentrop, che prende il nome dai due ministri degli esteri tedesco e russo che lo firmano. L'accordo consiste in un patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica, ma contiene anche una clausola segreta che definiva l'eventuale spartizione dell'Europa orientale tra le due potenze. La Germania avrebbe controllato la porzione di Polonia a lei vicina, altrettanto avrebbe fatto l'Unione Sovietica, a cui sarebbero andate anche Finlandia e le Repubbliche Baltiche. Questo accordo suscita naturalmente grande preoccupazione tra gli antifascisti di tutta Europa.
Come inizia la guerra? Dopo aver firmato il patto di non aggressione con l'Unione Sovietica, Hitler è a questo punto pronto per invadere la Polonia. Il 1 settembre del 1939, senza nessuna dichiarazione di guerra preventiva, il Führer ordina alle forze armate tedesche di invaderla e il 3 settembre Regno Unito e Francia, in virtù di quel patto che abbiamo già detto, dichiarano guerra alla Germania. Inizia così la Seconda Guerra Mondiale, che durerà 6 anni, un tempo più lungo rispetto al precedente conflitto. Essa conobbe una maggiore estensione, un più ampio coinvolgimento della popolazione civile e l'introduzione di tecnologie militari innovative e di armi estremamente distruttive. Nell'attacco alla Polonia, la Germania attua un tipo di strategia militare che fu definita della guerra lampo. Questa è un'espressione con la quale, nei primi momenti della Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi indicarono appunto la loro strategia, cioè una strategia volta a una soluzione, della guerra rapidissima, caratterizzata dalla conquista di vasti territori grazie all'impiego combinato di bombardamenti aerei e di mezzi corazzati come i carri armati. Nel giro di un mese i tedeschi controllano la Polonia occidentale e l'URSS occupa la parte orientale del paese. Quindi la Polonia viene completamente cancellata dalle carte geografiche, senza in realtà essere difesa né da inglesi né da francesi. Tuttavia, la rapidità delle operazioni militari tedesche allarma Stalin, che spinge le truppe sovietiche verso le repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania e le occupa nel giugno del 40. Può essersi divisi la Polonia. Nel 39 Stalin ordina l'attacco alla Finlandia. La Finlandia resiste 3 mesi, poi è costretta a firmare la pace, cedendo alcuni territori alla Russia. Nel frattempo, Hitler invade i paesi scandinavi, che occupavano una posizione strategica per il controllo del Mar Baltico. È proprio dal Baltico che transita il ferro che proviene dalla Svezia e che era necessario per produrre il materiale bellico tedesco. Quindi, nella primavera del 40, la Germania attacca di sorpresa i paesi neutrali Danimarca e Norvegia. La Danimarca si arrende subito, senza opporre resistenza. La Norvegia tenta di difendersi, aiutata anche da inglesi e francesi, ma in tempi brevi viene occupata e anche qui si ha un governo collaborazionista, cioè un governo che agiva in stretta collaborazione con gli occupanti. Mentre la Danimarca, che si era arresa, mantiene il proprio governo, ma viene occupata militarmente. A questo punto siamo nell'aprile del 1940 e Hitler ha assoggettato gran parte dell'Europa centro-settentrionale. Sul fronte occidentale invece la situazione è piuttosto stazionaria, ci sono scontri insignificanti che fanno coniare ai francesi l'espressione drôle de guerre, cioè strana guerra.